Io sono Mimmo Rizzuti, portavoce di un'associazione sinistra euro-mediterranea che da circa un decennio si esercita con tante altre associazioni nel tentativo di soggettivare, come ha detto l'ora prima, tutte le forze diverse della sinistra in un soggetto politico nuovo nelle forme e nei contenuti. Finora grandi risultati non abbiamo raggiunto. Il risultato della lista Tsipras però ci fa sperare bene e io sono, dico subito, per la costituente europea, perché quella è la direzione entro cui affrontare questo percorso, questo processo, per affrontare tutti i temi, dalla democrazia a tutti gli altri che qui sono stati posti. Noi diciamo sinistra euro-mediterranea, perché veniamo da tutto, abbiamo stabilito rapporti molto stretti con la sponda sud del Mediterraneo, con i paesi che sono stati attori delle rivoluzioni che sono finite da tanta parte, tranne che in Tunisia, nella situazione in cui sono finite, e siamo portatori. Io lascerò alla Presidenza qui una proposta precisa sulla quale lavorare nelle giornate di studio, in attesa, ecco, anche che si affronti in maniera nuova e diversa questo progetto che spinga in avanti la situazione. Noi proponiamo a statuti esistenti e a trattati esistenti la possibilità di agire per costruire subito una comunità mediterranea europea, che non è una proposta della Serbia, è una proposta che viene dal polo sociale di Tunis, alla quale l'hanno portata altrimenti, l'hanno portata Trasburgo, l'ha portata la Chiodo, l'ha portata un gruppo di associazioni molto forti e radicate che è stata discussa con le associazioni di 47 paesi che partecipavano al forum e che è stata in gran parte assunta dalla quindi noi diciamo che su questo terreno occorre lavorare. Una di quelle giornate di studio la dedicherei a questa cosa, perché il Mediterraneo, il nostro modo di vedere, incrocia la questione dell'Europa. L'Europa non si tratta di stare, diceva Aldo Moro, nell'Europa o nel Mediterraneo, perché l'Europa tutta è nel Mediterraneo. Incrocia la geopolitica, incrocia la pace, incrocia la cultura, questo dramma delle migrazioni, l'ambiente, le privatizzazioni, il disinquinamento, l'assetto istituzionale. E io quindi faccio anche tre, perché ha parlato prima di me. Noi non dobbiamo giocare di messa sull'agenda di questa Europa né sull'agenda di lei. Noi dobbiamo essere i portatori di una nostra agenda su questi temi che disegnano uno scenario nuovo, l'alternativa mediterranea è questa cosa. E dobbiamo dare anche, io mi rivolgo in particolare a Barbara Spinelli che nella commissione sugli assetti costituzionali ha un tentativo di avviare un percorso di revisione dei trattati, perché dobbiamo uscire anche dalla Europa Bruxelles centrica, andare verso un discorso di messo regionalismo multipolare di cui una delle 20 regioni, quella mediterranea, è un allora lavorare in questa direzione. Dico un'ultima cosa: noi abbiamo rapporti molto stretti con, perché facciamo parte di una stessa associazione, con i tunisini in maniera particolare, ma anche con i libanesi, con gli egiziani e i marocchini, che la pensano come noi ovviamente. A ottobre si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo e per il rinnovo del Parlamento tunisino. E si è verificata una situazione interessante in Tunisia, che i due partiti della sinistra e diciamo il partito del lavoro e il vecchio partito comunista tunisino modificato hanno fatto una nuova formazione che si chiama El Masar. Per la circoscrizione italiana capolista sarà un cofondatore della SEM, che è stato con noi a Tunisi, che ha lavorato con noi in tutte queste iniziative, che si chiama Abdel Karim Anashi, che è un professore di lingua araba all'Università di Catania prima, ad Enna adesso, che ho finito, e io credo che questo legame può essere, diciamo, un legame interessante, e io credo che, appunto, ribadisco, una giornata di lavoro su questo tema e lanciare questa proposta della comunità è necessario farlo. Io vi allego anche la lettera che con Piombo eccetera eccetera abbiamo mandato a Renzi prima che si insediasse, dopo, e la proposta della comunità. Grazie.